questa zona di Ostia Ponente è già a rischio erosione da tantissimi anni a causa di vari fattori. Il primo fattore è che dal 1878 il trasporto solido del Tevere è notevolmente diminuito. Poi c'è stata la costruzione del porto che ha influito. Le opere di difesa messe negli anni 50-60 alla foce del Tevere, visto che quella zona era fortemente in erosione, queste opere di difesa, principalmente pennelli e frangiflutti o opere distaccate, hanno determinato un danno notevole. Di ripascimento non protetto, comunque sia fatto in periodo non idoneo, anch'esso, nonostante il ripascimento può essere un buon metodo risolutivo, rappresentano sempre dei metodi palliativi. L'operazione che stanno facendo adesso di livellamento, quindi abbassamento a ridosso del muretto Duca degli Abruzzi, per diminuire il trasporto eolico durante l'inverno, determina notevolmente l'erosione, perché un profilo concavo della spiaggia indica che questa spiaggia è fortemente minacciata. Infatti, alterare il profilo morfologico della spiaggia è molto impattante. Inoltre, non risolverà il problema del trasporto eolico durante l'inverno. Ovviamente ci sarà un quantitativo di sabbia minore depositata sulla strada, che comunque dovrà essere gestita come rifiuto. Bastavano delle semplici barriere frangivento, che vengono utilizzate anche in ambienti antropici dove la spiaggia non è di notevole dimensioni, appunto per limitare il trasporto eolico, specialmente in una zona minacciata dall'erosione costiera. In passato sono state posate una sorta di barriere con sotto questi sacchetti di juta riempiti di sabbia. Io mi auguro che un municipio che fa del plastic free il suo cavallo di battaglia rimuova questi sacchetti prima del riversamento della sabbia, poiché determina un notevole impatto ambientale, ma soprattutto un bioaccumulo nella rete trofica, quindi un vero danno. In grado di non far perdere la sabbia dalla spiaggia, oltre alle barriere frangivento, è quella di lasciare i tronchi spiaggiati e soprattutto la vegetazione, poiché sia la vegetazione che i tronchi spiaggiati sono ottimi per trattenere la sabbia e quindi farla rimanere nel luogo. Come si può notare, una vera spiaggia non è pulita e soprattutto livellata, ma è sporca, piena di materiale spiaggiato, tra cui tronchi e tra cui purtroppo anche tantissimi materiali derivanti dall'incuria dell'uomo, e piena di vegetazione. Questa è una vera spiaggia, non una spiaggia piatta e pulita, non esiste. Per risolvere il problema erosivo si è ipotizzato, anzi si sta realizzando, un intervento di ripascimento, non è il primo che si fa. La spiaggia viene dragata appunto dal porto e buttata sulla battigia e poi comunque sia livellata sulla spiaggia di Ostia Ponente, un po' quello che è successo anche l'altro anno. Per fare queste operazioni bisogna comunque sia fare delle analisi per vedere se la sabbia non è contaminata, sia per una tutela ambientale ma soprattutto per una tutela della salute umana, che sono i fruitori poi della spiaggia. Le analisi che sono state fatte per gli interventi dello scorso anno erano tutte regolari, dicevano appunto che questa sabbia, nonostante viene dal porto dove comunque c'è un problema di idrocarburi, della vernice, delle barche stesse,
Sembrava tutto a posto, ovviamente sarà fatta da una società privata, non dall'ARPA. In genere si preferisce che queste analisi vengano fatte da un ente pubblico più che da un ente privato, però comunque sia, queste analisi certificavano che la situazione, i valori erano buoni, ottimali per fare questo intervento. Per quest'anno non si sa, io ho fatto accesso agli atti per verificare se anche quest'anno sono stati fatti gli appositi monitoraggio per analizzare poi il campione e verificare se è tutto a posto per l'ambiente e per la salute umana soprattutto.